Questo programma è offerto da Antica Trattoria e Pizzeria Brigante dei Sapori, per una serata ricca di passioni. Grazie Veronica, buonasera, benvenuti all'appuntamento consueto con la rubrica sportiva di I Am Napoli Estate. Apriamo come di consueto con la nazionale italiana che venerdì ha battuto la Svezia 1-0, gol di Eder negli ultimi minuti, ma il risultato importante è poi arrivato sabato perché il Belgio ha battuto l'Irlanda per 3-0 e di fatto la nazionale italiana è già qualificata agli ottavi di finale. Dunque per Conte nella gara di mercoledì sera proprio contro l'Irlanda ci sarà la possibilità di un abbondante turnover, metterà sicuramente fuori tutti i diffidati e sono tanti, da De Rossi a Chiellini a Bonucci, forse anche Buffon tra l'altro fermo per la febbre, ma purtroppo per i tifosi del Napoli non dovrebbe esserci Insigne. Infatti Conte è intenzionato a schierare ancora una volta lo stesso modulo, quel 3-5-2 che esclude di fatto l'attaccante partenopeo dagli 11 titolari, dovrebbe giocare infatti a sinistra e Sharawi. La coppia d'attacco invece dovrebbe essere formata da Zaza e Ciro Immobile, dunque almeno un napoletano in campo ci sarà. Andiamo quindi al calciomercato perché c'è una notizia importante per il Napoli e arriva dal Sud America, arriva dalla Coppa America che l'Argentina sta disputando alla grande. Il 4-1 della notte tra sabato e domenica con la doppietta del Pipita Higuaín, splendido il primo gol, bellissimo anche il secondo, un gol d'opportunista, ruba palla alla difesa del Venezuela in difficoltà e trafigge per il 2-0, gara quindi in discesa, Argentina che poi vincerà 4-1, ma ciò che tiene banco sono sicuramente le dichiarazioni del Pipita a fine gara, perché un collega di Sky Sport 24 gli ha tranquillamente chiesto cosa sarà di te e del tuo futuro a Napoli. Lui ha detto: devono rimanere tutti tranquilli, i tifosi così come lo sono io, sereni, perché solo dopo la Coppa America ci penseremo, ma l'ha detto con un sorriso che faceva pensare al meglio. E anche oggi il presidente della Juventus ai microfoni della radio ufficiale Radio Kiss Kiss alle ore 13 ne ha parlato e ha appunto confermato quanto detto anche in precedenza, cioè che vuole a tutti i costi trattenere Higuaín con un contratto più lungo. Lui parla anche di un contratto di 5 anni, ovviamente ci sarà un ritocco dell'ingaggio. Ed è ancora dal Sud America che arrivano altre notizie importanti, perché il Messico è stato eliminato dal Cile, una brutta gara, un brutto 7-0 dove Herrera non ha di certo brillato. Ovviamente stiamo parlando di Herrera, il centrocampista del Porto, grande obiettivo del Napoli, obiettivo dichiarato. Giuntoli ci sta lavorando tantissimo e a breve potrebbero arrivare davvero delle grosse novità, proprio perché il Messico è stato eliminato. Pare che ormai l'accordo col giocatore ci sia su tutto, anche sui diritti di immagini, manca solo quello del Porto. Si sa che il Porto storicamente è una società difficile con cui trattare, vedremo se il Napoli riuscirà a spuntarla. Già emergono anche possibili scenari con nuovi giocatori che qualora il Napoli non dovesse chiudere per Herrera, ma i presupposti sono davvero ottimi, visto che il giocatore spinge per firmare con il Napoli. E infine la Padula, perché proprio in questi giorni, in queste ore, potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale, o meglio la decisione dell'attaccante italo-peruviano, che dopo lo straordinario campionato con il Pescara dovrebbe decidere. 4 squadre su di lui: Sassuolo, Genoa, Lazio e appunto il Napoli. Per tutti è il Napoli ad essere favorito. Vedremo a questo punto, con l'arrivo di Lapadula, la possibile cessione di Gabbiadini, che potrebbe finire magari a una fra Fiorentina e Lazio, o magari anche in prestito, come fu per Zapata. Per ora è tutto, noi abbiamo chiuso qui l'appuntamento col notiziario e con I Am Napoli Estate torna come sempre mercoledì. Buonasera.